tutorial, o meglio, get ready with me. Quindi mi trucco insieme a voi, mi trucco velocemente. È tantissimo che non giro un video tutorial. Ma siccome sto sperimentando un pochettino anche su Instagram, la creazione di piccoli video, mi è tornata la voglia di registrare anche video di make-up, ovviamente con tutti i miei limiti, però insomma, se vi va, oggi appunto mi trucco velocemente perché poi devo girare degli altri video, e quindi lo faccio insieme a voi mostrandovi quello che faccio, e niente, e quindi mi trucco. Allora, iniziamo subito. Ripeto, sono un po' arrugginita in tal senso, perché è veramente tanto che non registro tutorial. Spero anche che la luce vada bene, quindi diciamo che questo è un po' un video prova per vedere se riesco a insomma, se vanno bene le luci, le impostazioni della fotocamera e quant'altro, anche perché in questa postazione, quindi in questa nuova casa, non ho mai girato tutorial, quindi un conto se mi vedete così che devo parlarvi e mostrarvi i prodotti, va bene, però se il trucco poi realizzato non si vede bene o si perdono dei passaggi, che insomma non lo so, vediamo, vediamo, questo è un video prova, poi mi farete sapere voi, cosa ne pensate. Allora, iniziamo subito. Prima cosa, Fix Plus di MAC. Questa è una versione piccina alla rosa e lo spruzzo su tutto il viso per idratare e preparare la pelle, a ricevere appunto il make-up. Secondo passaggio, se lo trovo, dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Allora, vado a utilizzare questo prodotto della linea Prep and Prime, di MAC, che è praticamente un, come si dice, un illuminante con la pelle che ha anche fattore di protezione solare 35, e lo vado a stendere velocemente in uno strato leggerissimo proprio sul mio incarnato. Allora, e lo faccio con le mani. Questo lo utilizzo praticamente come se fosse appunto un primer per preparare la base per farla durare poi di più. Ok. Dopodiché vado a fare un mix, Madonna mia, ma tra l'altro ho anche dei capelli da matta, vabbè, non fateci caso, è che devo tenerli legati perché sennò mi danno fastidio. E mischio Strobe Cream, questa qui, con Studio Fix Fluid, che è in assoluto il mio fondotinta preferito. E faccio appunto un mix di questi due prodotti. Quindi sul pennello vado a mettere proprio un po' di crema. Questa è una crema luminosa, è una crema idratante che potete ovviamente utilizzare anche da sola, come se fosse appunto una crema da giorno, bella luminosa. Quindi anche quando non avete voglia di truccarvi, ma avete un viso magari un po' spento, questa illumina l'incarnato che è una meraviglia. E insieme appunto alla crema vado ad aggiungere un po' di fondotinta e le vado proprio ad applicare insieme. Io tra l'altro nel frattempo mi sono anche un po' abbronzata perché io ho su ancora il maglione perché fa freddo, cioè io ho freddo, però ecco, adesso non mette a fuoco. Sta videocamera mi sta facendo impazzire, non capisco come mai. Non mette più bene a fuoco ultimamente. Non so se vedete.
Questo mix rende la base più leggera, visto che comunque Studio Fix è un fondotinta bello coprente e io lo voglio un pochettino più leggero e un po' più luminoso, visto che è appunto anche opaco. Dopodiché, vado ad utilizzare invece un correttore e utilizzo lo Studio Fix, sempre Studio Fix. Questo qui e lo vado ad applicare sia in alcuni punti dove ho un po' di brufoletti post ciclo, sia zona occhiaie. Calcolate che questo qua può essere considerato, diciamo, un trucco veloce da tutti i giorni, ecco, niente di estremamente complicato o che, okay, ecco, una cosa veloce giusto per essere presentabili, ecco. E vado a picchiettarlo un po' anche in questo caso sull'occhio, sulla palpebra mobile, in modo da neutralizzare un po' le varie venuzze. Lo picchietto, insomma, sulle varie macchioline che ho. E questo è un correttore molto coprente anche lui e appunto 24 hours, lunga durata, 24 ore. Io di solito tendo a prediligere dei correttori magari un po' più leggeri, perché tendo ad avere un contorno occhi abbastanza secco che si segna facilmente. Però come cipria vado invece a utilizzare la Mineralize nella tonalità, in questo caso medium golden, che è quella che uso, diciamo, sì, quando sono un pelino più abbronzata o dopo l'estate, insomma. Ed è molto bella, setosa, levigante. La vado appunto ad applicare su tutto il viso. Poi vado a fare poi anche un veloce contouring con questa era un'edizione limitata ed è nella tonalità banana bronze, ma va benissimo la matte bronze classica che potete trovare sempre in negozio e vado ad applicarlo sempre velocemente. Quindi non sto a fare un contouring elaborato, semplicemente vado ad applicarlo un po' sotto lo zigomo, un po' lungo la mascella, il contorno del viso e ovviamente io con la fronte alta nella parte alta della fronte per abbassarla otticamente. E poi mi piace anche un po' passarla velocemente anche sui lati del naso per sempre otticamente assottigliarlo leggermente, non che io abbia chissà che nasone, però insomma. Devo fare qualcosa a sti capelli comunque. Vabbè, poi vado a utilizzare il blush Peachkin e lo vado, questo è praticamente terminato, lo vado a stendere sulla mia guancetta. Cioè, già così ho un aspetto decisamente più sano rispetto a prima, cioè così si può uscire di casa. Prima proprio no. Ok, un po' di salute ce la siamo dati. E con lo stesso pennello lo passo un po' anche sugli occhi. Perché mi piace richiamare, visto che non farò chissà quale trucco occhi, anzi non truccherò praticamente gli occhi, metterò solo mascara, perché
voglio essere presentabile, ma non si sta parlando di un trucco veramente da fare in 5 minuti. Io adesso chiacchiero, quindi ci ho messo un attimino di più, però è proprio una cosa leggera. Poi vi faccio il recap dei vari prodotti utilizzati e vedrete che sono davvero pochi. Ed è facile poi da realizzare velocemente anche tutti i giorni e non abbiamo magari bisogno di avere l'occhio super truccato tutti i giorni. Però così diciamo ho un richiamo e mi piace avere questa sfumatura un pochettino più rosata appunto sull'occhio quando non lo trucco o alcune volte anche quando lo trucco in realtà mi piace comunque questo tocco di colore rosato. Con la base diciamo che ci siamo, passiamo alle sopracciglia. Allora, per le sopracciglia vado a utilizzare lo Shaping Shade Brow Tint, che è diventato praticamente il mio prodotto preferito per le sopracciglia. Questo qui in tonalità taupe, ma uso anche l'Ingering, che è un'altra delle tonalità che mi piace molto, un po' più chiaro. Allora, questo ha da una parte la punta così eyeliner e dall'altra parte invece ha una spugnettina con della polvere da utilizzare anche da soli, cioè anche separatamente. Insieme hanno una durata maggiore, una combo top. Però anche questa parte qui solo polvere velocemente, magari al mattino non avete voglia di stare a riprendere bene le sopracciglia, a fare pelo pelo, velocemente con la parte anche solo polverosa ci può stare, mamma mia che capelli. Vabbè. Quindi vado a riempire, parto da sotto e vado proprio a come disegnare dei peletti per riempire un po' i punti dove ho qualche magari buchetto e a riprendere un po' la forma delle mie sopracciglia, che ogni giorno cambia ovviamente. Tac. Poi quella parte in polvere fisso bene il tutto e sfumo pettinandole un po' verso l'alto, che mi piace questo effetto un po' quasi anche spettinato. Se devo rifinire un pochettino, uso un cotton fioc, possibilmente quelli con la punta che sono più comodi. E definisco meglio. Vedete? C'è una bella differenza, soprattutto se vi truccate l'occhio, comunque avere il sopracciglio fatto fa la differenza. E ovviamente anche velocemente, così come ho fatto io quest'oggi, ecco, senza star lì a fare chissà che, a fare le correzioni col correttore, eccetera, eccetera. Molto velocemente, qualche peletto in più fa la differenza. Questo è veramente un prodotto che adoro per le sopracciglia, anche la matita automatica quella fine, però questo ha quel qualcosa in più che secondo me lo rende più versatile perché è adatto sia a chi vuole proprio riempire solo un pochettino la forma, sia a chi vuole fare proprio l'effetto pelo pelo e quindi mi piace tantissimo. Poi, mascara ovviamente per completare il look. Direi che non può mancare. E io utilizzo il mio preferito che è questo qui, l'InXtreme Dimension, che ha questo scovolino super fatto così. Comodo, comodo, comodo perché a parte che come vedete ha le setole veramente molto, molto piccoline,
piccine, fini, ma la cosa comoda è che ha le setole anche sulla punta. Cerco di farvi vedere un pochettino meglio. Vedete? Quindi con appunto questa parte a punta potete fare le ciglia inferiori o laterali ed evitare così di sporcarsi. Poi in realtà non è detto. Poi in realtà non è detto perché io mi sporco sempre. Infatti, mi sono già sporcata. Vado sempre veloce perché in realtà il passaggio del mascara è quello che odio di più. Cioè, proprio non sopporto di mettere il mascara. Stavo infatti pensando all'extension ciglia, ma ne ho sentite di ogni e quindi sinceramente mi è passata proprio la voglia di farlo, perché ho sentito di ragazze che poi si sono ritrovate abituate ad avere appunto l'extension, quindi ste ciglione wow, quando poi le hanno perso anche le proprie e quindi erano tutte senza ciglia e venivano disperate in negozio, cioè no. Poi, se vi sporcate, come ho fatto io, ovviamente, non andate subito, vabbè, in questo caso poco male perché comunque non abbiamo l'occhio truccato, per cui è anche più facile andare poi a rimuovere il mascara senza fare troppi danni. Ma se fosse truccate sarebbe un vero disastro. Quindi voi non andate a toccare subito perché sennò rischiate di fare macchia, di trascinare il nero dappertutto e di fare un disastro. Cosa fate? Non vi preoccupate, lasciate lì la macchia, passate all'altro occhio, aspettate un attimo e poi vi faccio vedere come fare. Quindi io passo all'altro occhio. Ok, e a questo punto, allora, se vi siete sporcate nella parte sotto, potete utilizzare un cotton fioc e andare semplicemente appunto a rimuovere la macchiolina. Però secca viene via molto più facilmente che appena avete applicato il mascara, che è ancora fresco, quindi la macchia, anziché venire via, si sposta su tutta la vostra faccia. Se invece il mascara è bello secco, viene via tranquillamente senza problemi. Potete appunto utilizzare un cotton fioc, io di solito utilizzo quello nella parte sotto dove non sono truccata. Se invece sono truccata agli occhi, vado ad utilizzare un pennello, qualsiasi di quelli che ho utilizzato per realizzare il mio trucco occhi, e semplicemente vado a ripassarlo nei punti dove appunto ho la macchiolina per andare appunto a rimuoverla più facilmente senza appunto fare disastri, oppure sempre anche con il cotton fioc. Ok, quindi diciamo che già così è un look giorno portabile, ecco, che vi permette di uscire di casa, andare al lavoro, a scuola, dove a fare la spesa, dove vi pare, senza spaventare i passanti. Completiamo con labbra e vado ad utilizzare un rossetto nude. Anzi, no, stavo per utilizzare il rossetto nude, ma voglio qualcosa di un pochettino più evidente in questo caso, visto che sono molto sobria ovunque. E vado a utilizzare il rossetto Please Me, che è un rosato. Non so se vedete. Credo di sì. Spero. Io vabbè. Le labbra sempre un po' secche. Quindi avrei dovuto fare un po' di scrub prima. Questo colore tra l'altro non lo uso mai.
però non è neanche malvagissimo. Ecco, con una matita un po' più scura per fare un po' di contorno e creare quell'effetto volume, sicuramente sarebbe stato meglio, però neanche così non è male. E se avete quei 5 minuti di tempo in più, potete applicare anche l'illuminante, questo amato prodotto. Io utilizzo Soft and Gentle, che è uno dei miei preferiti di MAC, ma ne ho anche altri, ma questo mi piace molto. E allora, con un pennello a penna potete applicarlo angolo interno dell'occhio e creare un punto luce qui, e si vede, direi. Lo vedo anche dall'anteprima, per cui credo che si vedrà bene. Ok, e a me piace metterlo anche sotto l'arcata sopraccigliare. Oppure, se preferite, potete proprio metterlo sulla palpebra mobile, su tutto, sfumato un po' su tutto l'occhio per illuminare. Poi anche. Un po' arco di Cupido. E cambiamo però pennello. Dovevo prepararli prima. Dove sta? Ovviamente nei classici punti dove mettiamo l'illuminante. Quindi zigomo. Io salgo un po' anche zona tempia. Ecco qua, e un pelino punta del naso senza esagerare, e lungo il naso. Non troppo, perché poi dopo io durante la giornata mi lucido un po' e quindi rischio che questo effetto bello luminoso si trasformi in effetto unto anziché appunto luminoso. Quindi se avete appunto la pelle mista o grassa, soprattutto non esagerate mai. E voilà! Il look di oggi veloce, quindi questo Get Ready With Me molto veloce per prepararmi, ma non fa niente di che in realtà, girare un altro video, è finito. Vi faccio un recap veloce dei prodotti che ho utilizzato. Allora, ho fatto un mix di Strobe Cream e Studio Fix Foundation. Poi, come correttore, ho usato il 24 Hours Studio Fix, sempre, quindi questo qui. Poi ho fissato il tutto con la Cipria Mineralize, questa qui. Ho fatto un po' di contouring con una terra. Ho applicato il blush Peach Keen, che è un rosato, questo qui, che ho poi passato anche velocemente sugli occhi. Anzi, eyeliner sopracciglia, lo Shaping Shade, mascara in Extreme Dimension. Vabbè, rossettino opzionale, poi il colore, questo è Please Me, ma insomma, quello che volete, quello che preferite a seconda della giornata. E per finire, appunto, se avete qualche minutino in più, illuminante, che per me non può mai mancare in realtà, però ecco, dipende. E questo qui è Soft and Gentle. Come vedete, i prodotti non sono tantissimi, ma vi permettono di realizzare un look completo, portabile, insomma, tutti i giorni per uscire di casa. E quindi diciamo che questi sono i miei essential fondamentalmente. E nulla, io spero che il video vi sia piaciuto e ecco, perdonate se magari non è proprio perfetto e realizzato benissimo, ma è un po' una prova anche. Però fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e al prossimo video. Un bacione!